Buongiorno a tutti, è un piacere vedere tanti giovani in questa sala che ascolteranno, penso, spero, interessanti idee per il loro futuro. Allora, benvenuti a questo primo appuntamento della giornata odierna di LetExpo, che si inserisce in un calendario davvero ricco e interessante di interventi e di workshop. Ringrazio chi ci sta seguendo in streaming sul sito di LetExpo e poi ci seguiranno anche su Alice Channel naturalmente nei prossimi giorni. Ringrazio ovviamente prima di tutto Alice che ci ha dato l'opportunità di svolgere qui quella che è la prima tappa della quinta edizione del Sustainable Tour, che come molti sanno è una serie di eventi itineranti con un focus sulla mobilità sostenibile, che di volta in volta andiamo, vero Maurizio, a focalizzare su argomenti e tematiche specifiche. E quest'anno, dopo la prima tappa qui a Verona, andremo a focalizzarci sugli interporti italiani e andremo a Pordenone, Prato e Torino per parlare di flussi di trasporto internazionale, naturalmente di connettività e digitalizzazione, che oggi sono argomenti importantissimi, e delle infrastrutture necessarie ad una logistica moderna e naturalmente sostenibile. Ringrazio ovviamente i nostri sostenitori DAF, Iveco e MAN per sostenerci anche quest'anno in questo percorso. E cominciamo subito, direi Maurizio, il nostro argomento di oggi, che meriterebbe ben più dei 45 minuti che abbiamo a disposizione visto l'argomento, ma direi che possiamo cominciare. Grazie Luca. Sì, buongiorno a tutti, ne parlavamo prima, l'argomento è veramente molto interessante. Infatti parleremo dell'impatto della geopolitica europea sulla logistica sostenibile. Dunque ci sono guerre, soprattutto quella in Ucraina, dazi e anche i mutati rapporti di forza tra i principali attori della politica mondiale che hanno profondamente inciso sulla supply chain, che ha finito di essere globale e dovrà quindi modificarsi. Per parlarne oggi abbiamo qui, e parto di fianco a me, Marco D'Elia, che è direttore Direzione Infrastrutture e Trasporti Regione Veneto. Poi c'è Massimiliano Perri, che è il capo del mercato Italia Iveco, Paolo Volta, che è professore, che ci guiderà poi con i suoi cartelli molto interessanti, l'avvocato Francesca Bonino, che è esperta di ambiente e sostenibilità, dello studio legale NCTM, che è uno dei maggiori studi italiani di diritto e fa parte dell'alleanza Advant, che ha sede in varie nazioni europee, anche in Cina e in Russia. Poi abbiamo con noi Sandro Pietramala, che è manager della Savino del Bene, multinazionale italiana con più di 5.000 dipendenti nei 5 continenti e fattura 4,5 miliardi all'anno e si occupa di trasporti via terra, mare e aereo e di logistica tailor-made per qualsiasi tipo di merce. Infine abbiamo Nicolò Berghiz di Alice, che ci ospita e parlerà anche sì, con noi. Nicolò Berghiz, che insieme a Paolo Volta ci daranno qualche spunto, diciamo, iniziale per poter poi discutere nella nostra tavola rotonda. Siamo in attesa anche di Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alice, che penso arriverà a momenti. Comunque, diciamo, noi andiamo avanti col nostro programma. Allora, Nicolò, ti lascio la parola per il tuo saluto di benvenuto, ringraziandoti ancora per la vostra disponibilità. Intanto grazie mille Luca, grazie mille a tutti voi. Io sono stato alla tappa del Sustainable Tour nel giugno scorso, no? Al Museo Nicolis qua vicino, e devo dire, ripensandoci, è davvero un onore enorme oggi ospitarvi qui all'Etexpo. Devo dire soprattutto perché le tematiche sono perfettamente concilianti, no? Quello di cui parlate voi, quello di cui parliamo noi, si sposano perfettamente da questo punto di vista. Ecco, tu mi hai gentilmente chiesto qualche spunto sulle tematiche che andremo a toccare oggi e con piacere, ecco, ti darò magari un paio di input e li condivideremo con gli ospiti, anche collegati a quella che è l'attività di Alice. Pensiamo per esempio al lavoro istituzionale che fa Alice, no? Spesso ai nostri eventi, come vedete, abbiamo una rappresentanza istituzionale proprio di ministri veramente importante, no? E molto spesso
viene anche il ministro degli esteri, no? Andiamo dritti al punto. E uno in un primo momento potrebbe dire, vabbè, magari non è proprio la prima cosa che viene in mente, no? Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ambiente, sviluppo economico, cioè, cosa ci fa? E invece è fondamentale, è strategico. Noi avremo il ministro Tajani, ovviamente, ospite qui alle Texpo, ma mi fa piacere spiegarne la ragione. Non è solamente ospitare una rappresentanza degli esteri per aggiungere un nome, assolutamente, ma proprio perché dobbiamo parlare di tematiche concrete e assolutamente collegate a quelle che sono le attività delle nostre imprese, perché la politica estera ha ovviamente un ruolo fondamentale per l'attività delle nostre imprese. Lo ha questo ruolo sia in periodo di pace che in periodo di guerra. Facciamo qualche esempio. Pensato alle trattative sul pacchetto UE, no? Del pacchetto mobilità, quale si è discusso per tantissimo tempo, si continua a discutere, no? Il centro nevralgico era Bruxelles, e lì la politica estera è stata fondamentale, gli aspetti geopolitici sono stati cruciali nell'arrivare a determinate trattative, a determinate conclusioni, con conseguenze estremamente impattanti sulle imprese. Certo. Esempio concreto di quanto è importante seguire la politica estera per le imprese, naturalmente, ma poi qui abbiamo degli ospiti che potranno confermarlo e che naturalmente hanno una visione globale operativa. Più recentemente, naturalmente, la crisi pandemica, che è un mix tra politica sanitaria, che si è poi trasformata rapidamente anche lì in dinamiche di politica estera. Abbiamo naturalmente la crisi energetica, l'inflazione, il conflitto russo-ucraino, tutte cose che si sono soprattutto susseguite molto rapidamente. Questo è un altro elemento sul quale ragionare e che è stato estremamente sfidante per le imprese. La velocità. Perché sai, se queste cose accadessero ogni tot anni, uno si organizza, avviene una cosa dopo l'altra e sono 4 anni che non riusciamo a fermarci tra shock continui. Questa è una novità importante nell'ultimo trentennio, diciamo. Quindi anche questo è un elemento da sottolineare e che le imprese naturalmente stanno valutando e stanno affrontando. E in tutto questo mi viene da pensare anche al ruolo di un'associazione come ALIS. Le nostre imprese come reagiscono? Reagiscono in due modi. Intanto dialogando, come ho detto, con le istituzioni, con i rappresentanti ai livelli più alti, ma poi anche con la loro operatività stessa. Faccio degli esempi concreti. Quando noi ovviamente parliamo dei vantaggi dell'intermodalità, intermodalità marittima, intermodalità ferroviaria e via dicendo, ma non lo diciamo anche lì tanto per, ma proprio perché sono rappresentano e portano dei vantaggi competitivi concreti alle imprese e le aiutano ad affrontare determinati momenti storici, a superarli e magari anche a uscirne più forti di prima. E naturalmente l'intermodalità da questo punto di vista è strategica nell'abbattimento dei costi, nell'efficientamento dei costi appunto e delle imprese, nel anche incrementare la propria marginalità, il proprio fatturato, e questo facilita naturalmente anche gli investimenti, no? Un circuito virtuoso da questo punto di vista. Quindi poi l'imprenditore, soprattutto quando fa sistema e si mette insieme agli altri a ragionare su una strategia condivisa, riesce anche a superare queste situazioni. Quindi questo per dire cosa? Per dire che ALIS contribuisce a quel fare sistema, ma non come espressione vuota, concreta. Fare sistema significa mettere insieme pubblico e privato, significa mettere insieme tutti gli attori, e ve ne ho dato le prove. Quindi si parla con il ministro di riferimento, si parla con la politica, col decision maker, e poi c'è l'impresa che opera attivamente e poi c'è l'associazione che fa da filtro, certo. No? Voglio dire, quindi tutti gli attori che vivono concretamente e quindi che affrontano in questo modo le sfide geopolitiche che si presentano. Quindi ecco, mi avevi chiesto anche una sintesi, certo, di 3 minuti, ho cercato di essere rapidissimo. Però ecco, quindi momenti che si presentano, però anche capacità di reagire. Questo è il segreto delle imprese vincenti. Grazie Nicolò. Paolo, credo che i suoi spunti si leghino benissimo alla tua presentazione che oggi andrai a fare per poi appunto discutere insieme ai nostri ospiti. A te. Beh, buongiorno a tutti. Attualmente i principali driver di cambiamento della logistica sono la trasformazione digitale,
la sostenibilità e le tensioni geopolitiche, come ha sottolineato prima il collega. Sanzioni, embarghi, riclassificazioni di interi paesi portano fornitori considerati ad essere strategici o comunque importanti ad essere sostituiti con nuovi, tutti da valutare ed in tempi molto brevi per evitare difficoltà di approvvigionamento. Vediamo un attimo l'impatto economico del conflitto. Quale è stato, quale sarà, cosa sta succedendo? Certamente sono aumentate le commodity, sono incrementate le materie prime, abbiamo scarsità di materiale, tempi di approvvigionamento molto più ampi, molto più larghi. Tutto ciò ha portato sicuramente a una contrazione della produzione, a un'incertezza dei mercati. Abbiamo avuto dei costi delle imprese che sono incrementati e ciò porta per contro a diminuire gli investimenti e a stemperare quelli che sono i margini concreti per le imprese. L'inflazione è aumentata, i prezzi sono incrementati, il commercio ha avuto un momento di difficoltà, ma non dimentichiamo il potere d'acquisto che tutti noi possiamo vedere quotidianamente, si è stemperato, questo dicevo, ridotto i consumi, ma abbiamo anche ridotto la mobilità delle merci e delle persone. Ora, tutto ciò ha portato, dal punto di vista delle imprese, a un fenomeno che si chiama reshoring o ricollocazione, cioè la scelta volontaria di imprese di uno spostamento in toto o in parte della produzione dove era stata evidenziata prima, collocata prima, in un paese diverso. E questo perché vi sono state delle vicende e degli argomenti che hanno portato a questa modalità. Cosa è successo in Europa da un punto di vista del reshoring? Beh, l'Italia è al secondo posto. Nell'anno 2022, questa è una ricerca recentissima, l'Italia ha sviluppato 171 attività di reshoring. Al primo posto abbiamo la Francia, con 174. Segue l'UK, la teniamo in Europa, diciamo, virtualmente, con 122. Germania, con 93. E quindi scendiamo con Spagna 58 attività, Svezia 56, per chiudere con Danimarca 33 e Paesi Bassi 24. Se ci focalizziamo e focalizziamo la nostra attenzione sull'Italia, quali sono i paesi o le aree di provenienza del reshoring? Beh, la Cina è in pole position con il 32%, gli altri paesi dell'Asia rappresentano l'11%. Se sommiamo queste due percentuali abbiamo un 43%. Osserviamo cosa succede anche nei paesi dell'Europa dell'Est e della Russia, valgono il 21%. Bene, sommando queste tre aree facciamo il 64% delle attività di reshoring che si sono avvenute nell'anno 2022. Rimane un 25% per quanto riguarda l'Europa occidentale, che tecnicamente possiamo identificare con Gran Bretagna, Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda, Austria e Germania. Poi il resto è molto marginale, le Americhe, il Sud America e il Nord Africa. Ma non solamente reshoring, abbiamo assistito negli ultimi anni anche al concetto e al fenomeno del friendshoring. Che cosa significa? Fare affari fra partner, soprattutto dove troviamo un'intensità di valori e di politica. E se abbiamo gli stessi pensieri, gli stessi intendimenti, certamente andiamo a stemperare la vulnerabilità del paese, del business e dell'ambiente. Ma altro momento importante è il friendshoring, cioè fare affari, ricollocare la nostra impresa presso paesi vicini al nostro mercato nazionale, dove noi possiamo trovare infrastrutture, manodopera tecnologicamente avanzata e a prezzi probabilmente più economici. Se osserviamo reshoring, friendshoring, nearshoring, sono un po' la negazione di quella che è la globalizzazione come l'abbiamo intesa fino ad oggi. Quindi c'è un ripensamento di dove ricollocare i mercati di produzione rispetto ai mercati di vendita. Tutto questo significa che dobbiamo avere una supply chain particolarmente intelligente, una logistica intelligente, perché deve essere in grado di elaborare una quantità enorme di dati
in tempi brevi, quasi immediati, in tempo reale. E quindi deve essere dinamica. Fino ad oggi la nostra supply chain è stata nei processi, non dico statica, ma segmentata. L'obiettivo era migliorare il processo, ma non modificarlo, migliorare le tempistiche. Oggi invece dobbiamo modificare anche il processo, non solamente le tempistiche. E quindi dobbiamo essere dinamici. Lo facciamo analizzando i dati di cui vi dicevo prima, ma senza dimenticare un elemento importante e fondamentale che è la ecosostenibilità, sia per quelli che sono i vincoli che sono posti da un punto di vista normativo, ma soprattutto per le richieste che provengono dal mercato, di avere un movimento di merci sempre più green. Bene, grazie Paolo, direi che sono spunti assolutamente fondamentali per cominciare la nostra tavola rotonda e quindi partirei subito col primo cartello e quindi con la prima domanda a cui chiedo ai nostri ospiti di rispondere in 3 minuti. Allora, il preambolo è questo: le urgenze legate alla transizione ecologica e gli obiettivi sempre più incalzanti dei target di sostenibilità hanno avviato una trasformazione economica e industriale che coinvolge in modo sempre più strategico il comparto della logistica. Per contro, per gli operatori della logistica di terra si pone principalmente un problema di sostenibilità economica: incremento dei costi energetici e del lavoro. Quindi, detto questo, faccio una domanda, se volete, un po' provocatoria, cioè è corretto parlare di crisi della logistica? E allora partirei dal rappresentante delle istituzioni, della politica, quindi Marco D'Elia, come rispondi a questa provocazione? Sì, beh, innanzitutto mi associo ai ringraziamenti verso gli organizzatori di questa fiera, che per la Regione Veneto è un momento molto importante, perché come veniva ricordato prima è un luogo di incontro tra istituzioni, rappresentanti del mondo dell'impresa, nonché delle infrastrutture che si trovano in questo luogo. Tutti assieme, quindi questi momenti di riflessione aiutano anche l'amministrazione, in questo caso regionale, a comprendere meglio i fenomeni, come in questo caso che provocatoriamente vengono indicati come una crisi della logistica. Un'altra doverosa premessa: devo portare i saluti della vicepresidente della Regione del Veneto, che io oggi sostituisco qui, che per questioni imprevedibili non è potuta essere presente. Sono sicuro che ci teneva particolarmente a portare la voce della Regione, quindi proverò a farlo io. Allora, la crisi della logistica, sicuramente la logistica, con tutti queste modifiche legate alle crisi pandemiche, alle crisi geopolitiche, rispecchia quello che è l'andamento della società. Quindi, essendo un asset completamente trasversale a tutte le dinamiche economiche e sociali, si adegua a quello che deve essere a quello che è l'andamento generale dell'economia e della mobilità. La Regione del Veneto, dal canto suo, si è dotata di alcuni strumenti che vogliono essere il più possibile dinamici. Primo tra tutti è il piano regionale dei trasporti, che è stato approvato nel 2020, quindi in piena pandemia, e che è volutamente concepito come un documento di programmazione che vuole monitorare con il raggiungimento degli obiettivi che il decision maker, come veniva definito prima, stabilisce attraverso un sistema di piano processo, quindi un sistema di indicatori e monitoraggio continuo per poter proprio andare a capire come si sta orientando il mondo dell'impresa e conseguentemente il mondo della logistica e delle infrastrutture di fronte a questi continui mutamenti che possono generare anche delle crisi importanti dal punto di vista economico e nel mondo dei trasporti. Grazie. Allora, intanto do il benvenuto a Marcello Di Caterina, vicepresidente Alis, che ci ha raggiunto per il dibattito della tavola rotonda. Scusate per il ritardo, ma come potrete immaginare bisogna correre. Hai qualche cosa da fare in queste occasioni, sicuramente. Allora, dopo la risposta, diciamo, delle istituzioni, passiamo all'industria, quindi a chi fornisce sostanzialmente un asset importante alla logistica, certo, ovvero a Massimiliano Perri, che, come abbiamo visto, è il rappresentante qui di Iveco.
Sì, beh, insomma, la logistica non si può fermare, no? È difficile parlare di crisi. Sicuramente la logistica ha dovuto affrontare delle sfide senza precedenti, no? Come sappiamo, la logistica ha una storia ultramillenaria, che è nata in origine a supporto degli eventi bellici e poi si è trasformata la sua storia sempre più per soddisfare le esigenze degli esseri umani. Ovviamente nel corso della storia si è dovuta evolvere e ha dovuto affrontare vere crisi, e ultimamente abbiamo visto prima, no? Stiamo passando da una logistica globalizzata a una logistica un po' più locale, no? Si è parlato di reshoring, friendshoring e quant'altro. Quindi, come dicevo prima, sicuramente la logistica in quegli ultimi anni ha dovuto affrontare tutta una serie di problemi concentrati in un tempo molto ristretto, no? Quindi è sempre successo in passato di affrontare problemi di carburante, di cose e quant'altro, mai successo che in un breve tempo di tempo si sono concentrati problemi di carburante, costo energia, mancanza di personale, mancanza di materie prime, mancanza di prodotti. Per quella logistica sicuramente ha dovuto subire dei grossi costi, okay? Incremento costi rispetto al passato. Per cui questi costi, normalmente, visto che la logistica è sempre molto strecciata da un punto di vista anche di margini, sono stati in qualche maniera ribaltati sui consumatori, no? Quindi questo effettivamente noi vediamo anche, no, nei prodotti che acquistiamo quotidianamente un incremento costi, una quota parte di questi incrementi sono effettivamente dovuti alla logistica. È chiaro che poi, andando avanti, la logistica non si può, non si deve fermare, si deve evolvere ed andare nella direzione di cui parlavamo prima, di una logistica sempre più ecosostenibile. Quindi poi magari ne parliamo più tardi, vedremo, no, che ci sono in questo momento una serie, no, di novità di prodotto, che poi prodotto, veicoli, sistemi, no, che andranno in qualche maniera a supportare tutta l'infrastruttura logistica per andare nella direzione di un qualcosa che sia veramente ecosostenibile. Grazie. Allora, Avvocato Bonino, in questo contesto l'aspetto normativo e legale ha un ruolo sicuramente importante, no? Anche per regolare quelle che possono essere le crisi. Assolutamente. Tra l'altro io devo dire che di fronte all'interesse e all'ampiezza della domanda mi trovo a dover offrire semplicemente una visione, come dire, un po' banale, un po' limitata. La risposta dell'ordinamento a quelle che sono le sfide anche della logistica. E parto da una prima constatazione. Per noi avvocati, fino a 10 anni fa, la logistica, non dico non esisteva, però era limitata nella normazione. Chi ha la mia esperienza ricorda le famose tariffe a forcella dei trasportatori, ricorda i temi della logistica, diciamo, estrema, cioè la logistica per merci speciali, i trasporti speciali, l'ADR, le merci pericolose, i trasporti di rifiuti transfrontalieri, ma fondamentalmente la logistica era, non dico un buco nero per gli avvocati, ma era questo sconosciuto. Ora la logistica è interessata, direi forse più che interessata, è travolta da due tipi di normative. Le normative, chiamiamole emergenziali, quelle che oggi ci sono, domani non ci sono, arrivano, passano. In questo momento, per esempio, noi abbiamo una normativa emergenziale che nasce da un problema geopolitico significativo, che però potrebbe risolversi, e noi speriamo si risolva, domani. Abbiamo dei temi geopolitici un pochino più duraturi, gli embarghi, per esempio, all'IR, insomma, sì, che durano da anni e anni. Ma è caratterizzata questo tipo di normativa dal fatto di non essere né prevedibile né a lungo termine. C'è invece tutta la normativa sulla sostenibilità, che è prevedibile e che è a lungo termine. Poi magari ci ritorniamo nel proseguo, perché anche questo lungo termine sta un po' forse cambiando. Bene, e le opportunità che ci fornisce l'ordinamento sono legate proprio a queste, diciamo, a questo secondo tipo di normativa. Una normativa prevedibile rispetto alla quale l'ordinamento ci fornisce, e quando parlo di ordinamento parlo ovviamente non solo di Italia e neanche solo di Europa, parlo anche di convenzioni internazionali, di accordi mondiali, ci fornisce degli strumenti per fare fronte, almeno in parte, alle sfide. L'Unione Europea sta preparando una serie di programmi di finanziamento, di incentivi, di bonus. Incentivi e bonus sono presenti anche nella normativa italiana. Tutti conosciamo il PNRR,
il ferro bonus, ma in realtà, come ci ha detto ieri un operatore, noi abbiamo bisogno di informazioni su questi incentivi, perché sono state create addirittura delle banche dati a cui i soggetti interessati accedono per capire se e quale finanziamento, bonus, incentivo è rivolto loro. Ed è quindi questo un appello che facciamo alle istituzioni e anche un'indicazione di futuro ruolo per Alice stessa. Aiutateci, aiutate le imprese della logistica a capire quali sono in effetti le potenzialità che l'ordinamento consente loro per ottenere finanziamenti, per ottenere credito. E qui apro parentesi e poi la chiudo, ricordiamoci che c'è anche il tema famoso dell'ESG. Abbiamo sentito parlare tutti questo programma di sostenibilità europeo che privilegia in modo assolutamente continuo ma anche progressivo nel futuro il credito alle imprese sostenibili o quantomeno che hanno iniziato un processo di sostenibilità. Quindi speriamo ancora nell'ordinamento e grazie Alice. Bene, grazie. E come avete visto abbiamo cercato di invitare a questo evento gli stakeholder diversi e più importanti del nostro settore, e la Savino del Bene è uno degli operatori più importanti nel nostro panorama logistico. Quindi chiedo a Sandro Pietramala di rispondere a questo quesito. Grazie di questa possibilità di poter parlare di questo argomento. Io intanto mi concentrerei sul concetto di crisi della logistica, domandandomi intanto se è una crisi della domanda o una crisi dell'offerta. Sicuramente se parliamo del momento della pandemia mi viene da dire che la crisi è nata dalla domanda, ma poi è evoluta in una crisi dell'offerta. L'enorme aumento dei noli marittimi che c'è stato negli ultimi mesi dipende fortemente da una crisi di domanda in primis, ma poi un problema nella ridistribuzione dei container a livello globale, quindi non c'era disponibilità e quindi i noli sono cresciuti in maniera esponenziale. Domandarmi quindi se... Quindi sicuramente io posso dire che la pandemia ha creato una crisi sistemica, perché era una crisi di domanda e una crisi di offerta. Nel periodo post-pandemico mi domando se si deve parlare di crisi o si deve parlare di un sistema che mutua, che cambia molto velocemente, e quindi se è un problema di adattabilità delle aziende invece. E mi leggo alle ultime parole che diceva la mia collega, il concetto di sostenibilità, perché nella prospettiva europea abbiamo l'abitudine di mutuare il concetto di sostenibilità in ecosostenibilità, ma vorrei ricordare che appunto la sostenibilità è una componente che sono tre petali in questo fiore, che sono l'environment, quindi la sostenibilità ambientale, che sono gli aspetti sociali, e quindi come l'azienda riesce a stare in relazione con i suoi dipendenti, con il territorio e con tutto il contesto all'interno del quale l'azienda si muove. E poi c'è l'aspetto di governance, quindi se l'azienda mette in piedi un sistema di gestione che la aiuta a superare i momenti di crisi. E quindi io mi leggo a questo, nel senso che mi leggo al concetto di crisi, forse per chi non ha pensato in tempo utile a un aspetto di sostenibilità, in senso che dicevo prima, che si lega a un concetto che forse da noi è poco di moda, ma nella nostra prospettiva lo vediamo molto più nei paesi di cultura anglosassone, e cioè il concetto di resilienza. La resilienza aziendale è la capacità di poter stare in momenti di crisi in un modo più e riesce ad adattarsi più velocemente al contesto all'interno del quale si trova e che quindi cambia in continuazione. Perché vorrei ricordare che un elemento veramente determinante, che a volte nei decision maker ci si dimentica, è che gli aspetti che sono
utili per prendere le giuste decisioni sono sempre, io credo, quattro. C'è l'elemento costo, che è un elemento estremamente importante. C'è l'elemento sostenibilità, quindi la parte ecologica. Ma ci sono altri due componenti che a volte ci dimentichiamo, l'elemento rischio e l'elemento tempo. Allora, fondare una logistica basata sul costo e una logistica basata sul prezzo, scusate, sul costo e una logistica basata sugli aspetti soltanto ecologici è un errore madornale, perché gli altri elementi sono la gestione del rischio, quindi prevedere in anticipo dove possono esserci gli elementi di vulnerabilità, e il tempo, la capacità di poter in tempo utile rispondere alla mutevolezza del mercato. Quindi io direi che la crisi, in alcuni casi, nel caso della pandemia, è esterna, in altri casi può darsi che sia una incapacità delle aziende di adattarsi nei tempi giusti, nei modi giusti al cambiamento. Grazie. Allora io farei chiudere questo primo giro di tavolo a Marcello Di Caterina, che credo che i temi siano assolutamente diciamo in pancia ad Alice, no? No, mi sorprende innanzitutto poi osservare la platea, no? Perché vedo molti ragazzi, molti giovani. Noi spesso abbiamo, diceva bene prima l'avvocato Bonino, cioè la logistica, questo sconosciuto, no? Fino a qualche anno fa effettivamente si parlava poco e male di questo straordinario mondo. Alice ha dato un piccolo contributo ad accendere un faro su questo, e devo dire che grazie alle grandi imprese che sono oggi qui presenti, devo dire, questa è un'attività che ha dato una risposta proprio durante la pandemia, cioè tutto quello che ha funzionato durante quel periodo dove ciascuno di noi era chiuso in casa ha funzionato grazie ad un sistema logistico che ha dato prove di grande qualità, no? Abbiamo continuato ciascuno di noi a vivere normalmente perché funzionava il trasporto, funzionavano gli asset logistici, funzionava quel sistema che, se al contrario noi avessimo voluto continuare a vivere senza quella roba lì, probabilmente dopo pochi giorni tutti quanti noi avremmo avuto non pochi problemi. C'è un video bellissimo che ho visto qualche tempo fa, fatto dove si dimostrava come giorno per giorno, mancando un sistema trasportistico e logistico, come poi il mondo, la società muore, andava a morire. Quindi tutto questo ci dice quanto oggi questi ragazzi possono investire in questo mondo che vede qua, solamente in questo padiglione. Osservavo prima, lo dico, ci sono opportunità diverse. Abbiamo il mondo degli interporti che è di fronte a noi. Gli interporti sono lo snodo principale di tutte le attività che sono legate a quello che arriva a casa, cioè in maniera molto semplice, per darvi un messaggio molto rapido. E ovviamente negli interporti arrivano i treni, quindi arrivano i camion, arriva tutto quello che il mondo fa viaggiare su strada o su ferro o anche attraverso il trasporto marittimo. Trasporto di contenitori sì, ma ricordatevi che il più alto numero di linee marittime legate soprattutto allo short sea prevede il trasporto dei camion, cioè questa è la verità. Oggi esistono delle navi che tra l'altro sono di nuova concezione, che addirittura arrivano, oltre ad essere sostenibili ambientalmente perché sono ibride e sono alimentate da batterie a litio e durante le loro manovre in porto sono ad emissioni zero, potrete vederne qualche modellino qui in fiera, ma tra l'altro trasportano ben 500 camion. Sono navi che tecnicamente si chiamano navi RoRo, intesa non è altro che l'acronimo di roll on roll off, cioè il movimento della ruota del camion che sale e che scende dalla nave, ma in realtà non portano passeggeri, portano solo camion. Quindi tutto questo ci riconduce ad avere una finestra aperta di opportunità per tutti questi ragazzi che oggi sono qua, che tra l'altro credo arrivino un po' da tutta Italia, quindi è la prova che questo sistema che abbiamo cercato di trasmettere, di raccontare già dallo scorso anno, sta avendo sempre maggiori evoluzioni. Poi è ovvio che ci sono temi che bisogna cercare di risolvere, incentivi statali che vanno nella direzione di aiutare sempre di più il trasporto intermodale, dove per intermodalità, lo dico ai ragazzi,
significa le rotture di carico. Non è che voglio fare mo una lezione, c'è il professor Volta che sta qua, se no si arrabbia. Lui ha scritto un libro straordinario che vi invito a leggere, avresti dovuto portarlo Paolo, però è un libro, perché poi tra l'altro io che non ne capivo niente, quindi no, ammetto la mia ignoranza, nel corso degli ultimi 7 anni ho fatto una rapida conoscenza, ho avuto l'opportunità di conoscere questo mondo e sono stato anche invitato dall'università a Bologna sì, dove eravamo lì. Oggi penso sono diventato docente di un corso di Green Economy a Napoli. Una carriera fulminante. Sono diventato addirittura professore. In Italia funziona così. Non si dica nessuno. Sono nato cameriere, sono arrivato a fare il professore. Detto questo, no, lo dico perché c'è un mondo di opportunità. E tra l'altro c'è una carenza enorme di personale specializzato, certo. Mancano autisti, mancano operatori portuali, mancano marittimi, megatronici, mancano elettronici, manca chi si occupa di digitalizzazione, che certo, nel PNRR è sicuramente pieno di soldi per poter dare un'opportunità a tutti. Quindi credete in questo mondo, perché attraverso questo mondo potete realizzare i vostri sogni e potete sicuramente costruire quel nucleo fondamentale che mantiene la vita in genere, che è la famiglia. Quindi dedicatevi all'intermodalità. Grazie. Va bene, direi che le risposte già sono state un preambolo alla seconda domanda. Qualcuno ha detto, ne parleremo poi, e Marcello Di Caterina ha proprio parlato di futuro ai ragazzi. Comunque direi di partire con la seconda domanda che ha preparato sempre il nostro Paolo Volta. Il mondo della logistica e le imprese sono alla ricerca di un punto di equilibrio tra efficienza, efficacia, gestione dei rischi e sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ma pandemia, eventi bellici, instabilità politiche e crisi energetiche hanno destabilizzato il sistema. La domanda quindi è: qual è lo scenario che abbiamo davanti? Cosa c'è dietro l'angolo? A parte la citazione della frase famosa di Maurizio Costanzo, partirei con Alessandro Perri, Massimiliano Perri, che scusate, tra Alessandro e Massimiliano faccio sempre confusione, che prima hai detto proprio, ne parleremo sì, poi. Sì, sì, di... ma il tema lo sappiamo, no? Il tema di attualità, no? Sentiamo parlare spesso di sostenibilità, sentiamo parlare spesso di questo Fit for 55, nome tremendo, che teoricamente nel 2035 dovrebbe portare allo stop dei motori a combustione interna, anche se ultimamente sembra sia stata un'apertura per fare delle cose differenti. È chiaro che questo potrebbe cambiare nelle fondamenta la logistica, così come la intendiamo oggi. Oggi sappiamo bene che la logistica è fondata su gomma, nave, treno, no? E combinando si fanno quella che viene chiamata la logistica intermodale, molto, molto diffusa in Italia, anche grazie alla conformazione dell'Italia stessa. Però comunque sia, la logistica non può prescindere dal trasporto su gomma, perché poi la parte finale o la parte iniziale, no, della logistica è fatta su gomma. Oggi noi stiamo vedendo, no, una spinta della Comunità Europea per andare verso veicoli a trazione elettrica, che ancora oggi non garantiscono le stesse flessibilità, la stessa autonomia, flessibilità che veniva garantita dal motore diesel. Quindi se sui veicoli leggeri, quindi veicoli che possiamo definire last mile, no, quindi il veicolo che ci fa la consegna porta a porta, più o meno oggi ci siamo, no? Quindi abbiamo dei veicoli elettrici che hanno un'autonomia, comunque sia una struttura che può rimpiazzare il veicolo a combustione interna in buona parte dei casi, lì possiamo esserci. Quando si parla del trasporto medio-lungo raggio, oggi non c'è una soluzione tecnica che consente di rimpiazzare integralmente il veicolo diesel. Per cui a scenario attuale, quindi a tecnologia attuale, questo fatto potrebbe cambiare ancora una volta, no, la logistica, andando verso una logistica di una volta, no, delle carrozze che avevano dei punti dove chiamavano i cavalli. No? Oggi un veicolo pesante non può garantire 2-3 mila chilometri che garantisce magari un veicolo con trazione diesel. E noi come veicolo crediamo tantissimo in tecnologie alternative al diesel, ok? Ma che sono sempre basate ancora sul motore a combustione interna, utilizzando quelli che vengono chiamati i biocombustibili. Ad esempio, noi abbiamo già una corrente attualmente in offerta dei prodotti che sono alimentati
col biogas, quindi un gas totalmente sostenibile creato dai rifiuti urbani, e che proprio in ottica di economia circolare riesce a generare del biocarburante, e durante la fase di creazione di questo biocarburante assorbe tanta CO2 equivalente a quella che poi il veicolo rilascia nel suo funzionamento, per cui il ciclo completo è impatto zero. Per cui, tornando alla domanda, sicuramente una logistica è destinata a cambiare, sicuramente ci sono nuove tecnologie che la faranno cambiare, sicuramente la logistica deve fare questo passo per andare in una direzione sempre più sostenibile. Beh, del resto c'è anche un rallentamento proprio in sede europea delle nuove normative. Sì, esatto, l'apertura che anche grazie all'Italia, no, ci sta in qualche maniera, stiamo vivendo in questi giorni, di affiancare al tutto elettrico anche delle tecnologie che prevedono l'utilizzo dei biocombustibili, che siano origine bio, quindi come il biogas, oppure i cosiddetti e-fuel, che sono dei carburanti sintetici ottenuti dall'idrogeno verde, no? Quindi combinando idrogeno verde ottenuto tramite l'idrolisi dell'acqua e la CO2 si ottiene un carburante, okay, che durante la sua formazione assorbe CO2, che poi viene rilasciato durante il funzionamento del mezzo. Ancora una volta, ciclo completo, emissione CO2 uguale a zero. Benissimo. Visto che prima hai concluso così bene, Marcello, ti farei rispondere per secondo a questa domanda. Qual è lo scenario che abbiamo davanti? Ma è lo scenario, io credo che sia uno scenario che non deve però dimenticare quelli che sono anche gli investimenti fatti già in questa direzione da molti dei nostri operatori. Cioè c'è un tema sull'idrogeno molto importante, sul quale molti dei nostri stanno lavorando, e ovviamente io sono dell'idea che oggi, qualcuno mi diceva qualche giorno fa, probabilmente non dimentichiamo che ci sono anche i vecchi combustibili che probabilmente rigenerati e sono molto puliti oggi rispetto a quelli che c'erano prima. Sul tema ETS, sul tema del pacchetto Fit for 55, per noi sta diventando un problema, perché sul discorso delle emissioni, soprattutto nel settore marittimo, poi corriamo il rischio che vengono fuori una serie di tasse, di imposizioni fiscali, eccetera, su poi un trasporto che a quel punto diventerebbe insostenibile sotto l'aspetto economico. Quindi siamo preoccupati, perché più volte in Europa abbiamo cercato di far arrivare le nostre stanze, che sono quelle di stare attenti a non mettere tutti sotto lo stesso cappello. Parliamo ovviamente di emissioni che arrivano da diverse tipologie di trasporto, evidentemente, perché corriamo il rischio che poi si arriva a una ipertassazione che non fa bene al settore. Su questo dovremo stare attenti. Però in linea di principio io lo avverto da quello che mi raccontano le aziende, sono tutti molto ormai proiettati verso le scadenze del 2035 e 2050, però in realtà le aziende sono già avanti, cioè rispetto a quelle che sono le regole. Io credo che molti di questi, non lo dico perché tra l'altro conosco bene il mondo Grimaldi, perché Grimaldi chiaramente come presidente di Alice ci sono più vicino, ma le loro navi oggi sono effettivamente già competitive sotto questo aspetto qua, cioè già hanno fatto, sono 20 anni avanti rispetto a quelle che sono le regole che ci vengono dettate dall'Europa. Questo vuol dire che, e questo vale anche per i trasportatori dell'intermodale, per chi ha il trasporto su strada piuttosto che il trasporto ferroviario, sono tutti già proiettati ad investimenti molto significativi, e lo stanno facendo tra l'altro con risorse proprie, perché non sempre si riesce ad accedere, lo diceva l'avvocato Bonino prima, ad una serie di risorse che vengono rese, sembrerebbe disponibili, ma poi di fatto questa disponibilità finanziaria non sempre è facilmente raggiungibile. Quindi le imprese riescono ad essere operative nel mercato della sostenibilità ambientale con qualche anno d'anticipo rispetto a quello che era previsto, anche perché dietro la sostenibilità ambientale, lo dicevamo prima, la sostenibilità sociale è quella che oggi queste persone che vengono impiegate in questo tipo di trasporto effettivamente vengono stressate meno rispetto a quello che accadeva prima.
prima si facevano direttrici superiori agli 800 km con un unico uomo, un camionista, che pur di arrivare, perché poi la committenza è una committenza severa rispetto agli orari di consegna, e purtroppo ci sono delle situazioni che non sempre aiutano il trasporto a poter essere sicuro. Attraverso questo sistema invece di intermodalità riusciamo a dare tempi certi, ma anche un minor stress per chi dovrà poi affrontare solo l'ultimo miglio, che è quello più raggiungibile per quanto riguarda i porti, gli interporti e le stazioni, diciamo, delle ferrovie. Quindi, e poi un'altra cosa importante, lo raccontavamo ieri in Casa Alice, è molto importante che non ci siano diversità tra i vari mondi, cioè spesso il mondo del ferroviario dialoga da solo, il mondo del trasporto stradale va per conto suo, quello del trasporto intermodale marittimo va per conto suo, ed è un errore perché ciascuno fa la sua partita, ma se tutti invece riuscissero a fare sistema e a chiedere insieme al governo italiano, in Europa, tutto passa da Bruxelles ovviamente, un'unica ragione di sistema, è evidente che poi chiaramente le cose accadono prima e si risolvono dei problemi molto prima, anche a livello infrastrutturale, perché l'Italia in modo particolare è comunque una via di accesso per il nord Europa, quindi chiaramente è un hub naturale sul quale bisognerebbe investire. La parola magica è sempre fare sistema, no? Visto che appunto abbiamo introdotto anche il tema dell'intermodalità, chiederei a Sandro Pietramala cosa ne pensa. Ma io vorrei un attimo giocare con le parole, no? Voi stavate dicendo cosa c'è dietro l'angolo. Io credo che se continuiamo a immaginare che ci sia un angolo, uno spigolo, no? Dove bisogna arrivare e poi improvvisamente scopri cosa c'è dall'altra parte del muro, continuiamo a avere un atteggiamento nei confronti del cambiamento come se questo cambiamento ci arrivasse addosso. Io, giocando sempre con le parole, per me non c'è un angolo, ma c'è un muro curvo dove già oggi siamo in grado di vedere cosa accadrà nei prossimi anni. Fit for 45, for 50 ci dice cosa succederà nel 2050, ma in qualche modo ci avverte cosa succederà nel 2035. E allora possiamo continuare a ragionare con l'arbitro se è meglio mantenere l'attuale oppure se il futuro non è adatto, non sarà possibile. Già oggi ci sono tecnologie abilitanti e di transizione. Iveco ha fatto un grande investimento a suo tempo quando investì sull'LNG, che era una transizione per quello che oggi sta su cui sta lavorando, che è il bio-LNG, che è un'alternativa all'elettrico puro, che invece era nell'idea europea iniziale, no? Che oggi per fortuna si sta adeguando a questo concetto. E quindi ecco, permettetemi di giocare sempre con questi termini. Dobbiamo abituarci a gestire il cambiamento, perché noi siamo in un periodo di rivoluzione. Quello che viviamo noi non sarà quello che vivranno i nostri nipoti. Loro vivranno un altro mondo, ma è molto importante sapere dove si arriverà a finire, 2050, ma da parte nostra è molto importante gestire il transitorio, perché deve essere economicamente, socialmente sostenibile, fatemi usare questa parola, e gestibile nel prossimo futuro. Quindi io credo che ognuno di noi debba fare la sua parte nel rendersi conto che già oggi stiamo creando le precondizioni per domani, per dopodomani e per il futuro. E questo è l'approccio, secondo me, giusto per gestire la transizione energetica. Ecco, a questo punto allora vorrei chiedere all'avvocato Bonino cosa ci dice delle normative anche in vista di questi cambiamenti, no? Si parla anche molto di dal pozzo alla ruota in alternativa a questo elettrico che sembra che non ci sarà. E questa è una domanda interessante. Termini. Se questo forum fosse stato il mese scorso, vi avrei detto no, secondo me l'angolo c'è, si chiama 2035. Dietro il 2035 vediamo chi troviamo.
più che cosa succede. Invece abbiamo visto che la normativa che ci ha posto delle date, delle scadenze nel corso degli ultimi 20 anni, in questo momento ha mostrato un primo indice di ravvedimento, più che ravvedimento vorrei dire di flessibilità e anche di cambio di impostazione. Stiamo parlando ovviamente del 2035, del motore termico e dell'iniziativa dei 4 paesi europei, e mi ha stupito, ma non troppo, la Germania, che hanno chiesto di rivedere questo approccio. Se ricordate, il 2035 era l'anno in cui basta, non si vendono più motori termici. Ora non solo viene chiesto, forse il 2035 dovrebbe slittare un po', ma viene anche chiesto, forse non dovremmo parlare di motore termico, dovremmo rivedere le tecnologie sulla base del risultato che danno. Quindi non esatto. La tecnologia termica la buttiamo via, esatto. Ma accettiamo anche il termico se ci dà dei risultati ecosostenibili. Quindi cosa c'è dietro l'angolo? Probabilmente abbiamo delle modifiche ancora che aspettiamo dai nostri dal legislatore europeo e anche il legislatore italiano, perché io qui vorrei spezzare un po' una lancia a favore di chi opera sul mercato italiano. Io dal legislatore italiano vorrei, e mi sembra che questo governo sia intenzionato, vorrei una semplificazione, un approccio più pragmatico, che va anche di pari passo con un'amministrazione più efficiente, ai tema autorizzativo. Si parla di lacci e lacciuoli, ma onestamente io che opero con le amministrazioni pubbliche mi rendo conto che i lacci e lacciuoli ci sono e derivano in parte dall'amministrazione, ma per la maggior parte dalla normativa. E soprattutto io vorrei che si parlasse di informatizzazione, perché la circolazione del dato, non più, e chi opera nei porti lo sa, con il libro, col librone che esisteva nell'Ottocento, ecco, forse va soppiantata da una circolazione del dato informatico e sicuro, che consentirà tra l'altro dei vantaggi sotto tutti i profili, anche non ultimo quello della sicurezza nazionale. Quindi è un appello che facciamo al mondo politico. Grazie. Visto che ha parlato di amministrazioni pubbliche, facciamo chiudere a Marco D'Elia, che rappresenta appunto la Regione Veneto. Sì, oltre al tema del dietro l'angolo, qualcuno ha detto che bisogna fare squadra, quindi per chiudere io volevo ricordare proprio il tema della necessità di mettere attorno a un tavolo tutte queste tematiche, okay, che vanno dalle istituzioni alle infrastrutture, all'impresa, all'industria. E proprio ieri volevo ricordare che è stato sottoscritto un protocollo molto importante proprio qui in questa occasione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le 5 regioni, le 2 province autonome e le 3 regioni, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e le 2 province autonome di Trento e di Bolzano, proprio per istituire quelli che si vogliono chiamare gli stati generali della logistica del nord-est, proprio per mettere a sistema tutte queste criticità e tutte queste opportunità per rendere un territorio importante come quest'area centrale europea a servizio dei mercati sui temi della logistica, quindi per portare al Ministero delle Infrastrutture, che sarà il coordinatore di questa cabina di regia, tutte queste tematiche e cercare di attivare quelle sinergie necessarie a compattamente ad affrontare questi temi e traguardare che cosa c'è all'orizzonte su tutte queste questioni legate alla sostenibilità, alla competitività, alle infrastrutture. Ecco, come nelle migliori tradizioni siamo andati lunghi ovviamente con il nostro convegno, mi sembra giusto, quindi Maurizio non ci resta che ringraziare i nostri ospiti e dare gli appuntamenti futuri. Ai prossimi appuntamenti del Sustainable Tour. Io consentitemi un attimo di... perché comunque voglio dirvi che qui oggi, oltre alla vostra autorevole presenza, c'è una presenza di tanti colleghi giornalisti che raccontano quello che sta accadendo. Sulla mia destra seduta vedo Monica Paternesi, quella signora che è lì, tra un po' sarà sul palco, responsabile della sezione di ANSA Economia. Quindi lei racconta
quello che Alice fa, già lo racconto da un po' di anni, ma Lanza, che è una grande agenzia e invito tutti a conoscere, tra l'altro loro pubblicano un libro straordinario, bellissimo, dove ogni anno fotografie, ci danno un po' l'Italia che è quello che accade in Italia e nel mondo, quindi questo lo dico perché tutto quello che accade, sta accadendo, viene seguito ad altissimi livelli da tutta la vostra incredibile squadra di giornalisti che racconterà questi 4 giorni. Grazie, sì. E ci scusiamo per il ritardo sul prossimo convegno. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ci vediamo il 4 maggio a Pordenone, all'Interporto di Pordenone, per il secondo appuntamento del Sustainable Tour. Grazie. Grazie. Non scappare di là. Devi scappare? La ringrazio. No, va bene. Grazie.